Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Oggi preparerò gli spaghetti all'assassina. Seguite la ricetta. Ciao! Se siete arrivati a questo punto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Allora, per gli spaghetti all'assassina, prima cosa dovremo preparare un brodo di pomodoro. Quindi mettiamo... per due persone 600 ml di acqua, 3 cucchiai di passata di pomodoro, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, mescoliamo, accendiamo il fornello e mettiamo il coperchio, dobbiamo farlo bollire. A questo punto prenderemo due spicchi d'aglio che lasceremo in camicia, li schiacciamo. Mentre due li tagliamo, li tritiamo, togliamo la pellicina e li tritiamo. Togliamo l'anima dell'aglio, ok, così. Ora li tritiamo. Allora, per fare gli spaghetti all'assassina ci vuole una padella di ferro, che io non ho, ovviamente. Quindi mi devo arrangiare con una padella che ho qua a casa. Il brodo sta bollendo, mettiamo un pizzico di sale e adesso che sta bollendo lo lasciamo bollire per altri 5 minuti. Quindi significa che possiamo iniziare a preparare la pasta. Quindi prendiamo una padella, se ce l'avete di ferro si preferisce, prendiamo dell'olio, copriamo tutto il fondo della padella perché deve essere bello abbondante, così. Questa pasta la sto facendo per due persone. Mettiamo l'aglio che abbiamo tritato e due spicchi che abbiamo schiacciato. Mettiamo il volume del fornello basso perché non deve essere molto alto, se no si brucia subito. Poi servirà del peperoncino. E li mettiamo all'interno. Vedete quanto olio c'è qua? Deve essere così perché quando appoggerò la pasta si deve formare una crosticina. Ecco qua. Ora appoggio la pasta. Scegliere una padella dove ci sta tutta la pasta dritta. Ok? Quindi lasciamo un po' così. Facciamo fare un po' di crostina. A questo punto l'aglio in camicia lo possiamo togliere perché il suo lavoro l'ho già fatto. Dobbiamo girare la pasta perché sennò facciamo fare un po' di così anche dall'altra.
A questo punto metteremo 50 g di passata, un po' svizzera, ma è normale, ok? Ma vi accorgerete che piano piano comincerà ad attaccarsi un po' di più. Non preoccupatevi. Giratela ogni tanto. Tra poco inizieremo a mettere il brodo di pomodoro. Iniziamo a mettere il brodo. Il primo brodo lo metteremo al centro, ok? E poi, dopo il primo, nei lati. E fate questo passaggio fino a quando la pasta non sarà bella pronta. Vedete che si sta ammorbidendo intanto? Si ammorbidisce piano piano. Vedete? Non abbiate fretta di girare la pasta e di aggiungere altro brodo, perché si deve un po' asciugare per formare quella crosticina che dà quel sapore buono a questa pasta all'assassina. Vedete come si sta attaccando il sugo? Ok. Aggiungiamo un altro mestolo di brodo. Profumatissima, che buona! Continuate a cuocere, guardate come si sta attaccando il sugo sotto, guardate, lo stacco proprio con una spatolina e glielo faccio prendere tutto alla pasta. C'è un profumo micidiale. Vedete? La pasta è quasi pronta. Piatto. Ecco qua, la pasta è pronta, ora in piatto e assaggio. Eccola qui, la mia pasta, gli spaghetti all'assassina, ora li assaggio. Mamma mia, che buona! Sono sicuro che i baresi mi criticheranno. Lo so, non sono... Forse ho anche sbagliato qualcosa, però... è piccantissima. Non vedo l'ora di venire a Bari per assaggiarla da voi. Però, prima che arrivi da voi, la devo fare per forza a casa. Quindi, è buonissima la mia. Poi se da voi è più buona, sicuramente lo dirò.
Se questa ricetta vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettetemi qualche commento. Se volete usare il super grasso, usatelo. Se non lo volete usare, è lo stesso. Alla prossima ricetta, ciao!